Quante cose non sappiamo dei nostri genitori, dei nostri nonni, e sarebbe bello invece chiedergliele, perché lì dentro c'è tutta una vita, ci sono avventure, ci sono segreti. E allora un giorno una bambina, Irene, che oggi è un'adolescente ormai, ha scritto una letterina a suo nonno, a nonno Mario, con la quale voleva sapere tutto di lui, fin dal giorno della nascita. Voleva sapere chi erano i suoi genitori, dunque i suoi bisnonni, da dove veniva, che paesi aveva visitato, che persone aveva incontrato e poi lasciato andare. E allora nonno Mario, che tra l'altro la scorsa settimana ha festeggiato 92 anni, con tanta nostalgia per Giuliana, la donna, la moglie che l'ha accompagnata per un lungo tratto di strada, ha deciso di accontentare quella nipotina, la sua più grande dei 6 nipotini, e dunque ha dettato alla figlia maggiore gli appunti di una vita così avventurosa, adesso sentirete, da sembrare un film. E così, del tutto a sorpresa, quei racconti sono diventati un piccolo libro che ha colto tutti di sorpresa, perché insomma nonno Mario non è un letterato, è un uomo formidabile, ma anche molto schivo. Benvenuto Mario. Grazie. E benvenuta Gabriella. Laura, la figlia maggiore che grazie, ti ha accompagnato. Grazie infinite. Allora, facciamo un salto nel tempo, ritroviamoci in un'altra epoca e in un mondo completamente diverso. Siamo a Siena negli anni 30, tu è lì che sei nato, una sorella che suona il pianoforte, sì, molto brava al conservatorio, un fratello che va a Verona, sì, una mamma che cucina meravigliosamente, esatto, e tu che eri una promessa anche del Siena come portiere, sì, che ragazzo sì eri? Era un ragazzo molto molto problematico, diciamo. In che così senso? Nel senso che ero figlio di papà, mi sentivo protetto dai miei genitori in una maniera incredibile. Ero un po' birboncello, insomma, tante volte tralasciavo la scuola, non andavo, e i miei genitori si disperavano tremendamente. E così è stata veramente una gioventù un po' travagliata da per scavezzacollo me, diciamo, da scavezzacollo, esatto, però il mio padre, che era molto energico, mi teneva a bada, sapeva farsi rispettare, sì, sapeva molto. Allora nel 1937, per l'appunto, questo papà Ottavio, che era un dirigente delle Poste Italiane, viene nominato direttore della ragioneria delle poste ad Addis Abeba, il cuore di quello che era allora il cosiddetto impero coloniale italiano. Insomma, con che si decide, si stabilisce, no, che tutta la famiglia lo avrebbe raggiunto lì. Esatto. Con che spirito, con che stato d'animo mamma Gaetana si prepara a trasferirsi in un altro mondo con tutta la sua famiglia? Certo, indubbiamente è stato un trauma, perché la tranquillità di Siena, sai, a Siena è il chiasso, il movimento nelle strade, e tu sentivi il calpestio delle persone che camminavano sul lastricato. Non c'era la confusione di Roma, i tram, assolutamente no. E quindi si è trovata un po' in difficoltà. Ma era contenta di raggiungerlo lì? Era contentissima nel senso che, cioè, aspettavamo un qualcosa da mio padre, che ci chiamasse per andare da lui in Addis Abeba, perché d'altra parte lontano il padre, mia madre era, diciamo, in difficoltà a gestirmi, perché io prendevo ancora maggiore autorità, capito? Ed ecco che arriviamo allora all'aprile del 1938. Nonno Mario, chiamiamolo così in omaggio dei suoi nipotini che lo stanno vedendo in questo momento, è un ragazzo, l'ha detto, uno scavezzacollo di 16 anni, che arriva a Napoli con la mamma e la sorella, pronto a imbarcarsi sulla Vulcania. 7 giorni di mare per raggiungere il porto di Massawa in Eritrea. Un ragazzo, pensate, che non è mai stato lontano da casa. Mai. Come ti sentivi? Ma senti, ero frastornato. Io mi ricordo quando siamo arrivati a Port Said, vedere facce nuove, chi aveva mai visto uno con una faccia diversa dalla nostra? Era una cosa impossibile, tutte quelle barchette che venivano con cianfrusaglie da dove incontro vendere la vostra nave che arrivava? Sì, senz'altro, venivano per vendere queste cianfrusaglie, era una cosa che non immaginavo nemmeno. Ma tu come ti sentivi? Che cosa ti aspettavi? Io ero pieno di curiosità.
dico la verità, non sapevo a quale avvenire sarei approdato, assolutamente. Però tranquillamente trascorrevano le giornate. Sei andato. Allora arrivano a Massaua, poi insomma al Pullman, tre giorni per arrivare ad Addis Abeba. Per arrivare ad Addis Abeba ci volevano 3 giorni. C'era la Citau, era una grande società di trasporti. Come ti è apparsa Addis Abeba, che tra l'altro significa fiore nuovo, nuovo fiore? Sì, nuovo fiore. Il nuovo fiore era pieno di capanne e di tuculle e c'era soltanto il Gebbi vecchio, quello di Alice Serassie. Che cos'è il Gebbi vecchio? Cosa sono i tuculle? Il Gebbi vecchio era l'abitazione di Alice Serassie, dell'imperatore, del re dei re. Però l'imperatore era stato cacciato. L'imperatore era stato cacciato. E quindi poi c'era la residenza del un piccolo Gebbi dove stava il viceré nostro. A te come è parsa quella città? Tu che venivi da un posto come Siena, senti, insomma, una città antica. Addis Abeba era all'altezza di 2500 metri, piena di eucaliptus, era una boscaglia di eucaliptus e c'erano tutte queste tuculle che sono di fango e sterco e con la paglia sopra per ricoprire per la pioggia, no? E era un paesaggio da dover ricostruire completamente, lontano dalla nostra, dalle nostre abitudini, della nostra vita. Però lì c'era tutta una comunità italiana di espatriati animati da grande entusiasmo e Mario, insomma, era giovane, aveva 16 anni, trascorre una vita, diciamo la verità, ma piuttosto spensierata agli inizi. Ma che facevate? Ma che facevamo? Senti, la mattina ci alzavamo alle 6, ci avevamo il cavallo e facevamo una grossa passeggiata a cavallo intorno al confine di Addis Abeba, che erano circa un 10-12 chilometri. Poi ci facevamo la doccia, andavamo a scuola 3 ore al massimo, poi pranzo serviti a tavola con guanti bianchi, il cameriere e compagnia bella, e poi il pomeriggio andavamo verso i circoli dell'aviazione, al circolo dei carabinieri siamo andati e giocavamo a tennis, insomma era una vita splendida, una vita da nababbo. E insomma, tra l'altro appunto nonno Mario eccelleva negli sport, no? Il basket, abbiamo detto che era un portiere promessa del Siena a casa in Italia, ma tutto questo non è stato destinato a durare, Mario, perché a un certo punto, ricordatevi le date, siamo 38, arriviamo al 39, arriva improvviso l'annuncio della guerra. Sì, e tu decidi di partire, avevi 18 anni. Guarda, sì, dunque il 24 aprile del 1939 ci fu un discorso del federale che disse probabilmente entriamo in guerra. Infatti l'11 giugno del 40 l'Italia è entrata in guerra contro la Francia e contro l'Inghilterra. Perché tu hai deciso di partire? Dunque, noi eravamo 60-70 ragazzi al massimo in Addis Abeba e quindi eravamo nati, cresciuti sotto il fascismo e ci siamo lanciati inconsciamente, proprio senza pensare ai pericoli, ci siamo dati e ci hanno fatto un reparto della milizia universitaria e c'era un tenente Cabras. Scusa se ti interrompo, Mario, ma i tuoi genitori, no? Tu avevi 18 anni, oggi sei maggiorenni, allora si diventava maggiorenni a 21. Sono stati contenti che tu partivi? No, ecco, adesso ti racconto subito il fatto. Quando io dissi a mio padre che volevo andare volontario, mio padre mi dice, tu sei matto, dice, io non ti do il permesso. E io gli risposi, se tu non mi dai il permesso io ti denuncio. Terribile. Apriti cielo. Mio padre si arrabbiò in una maniera incredibile e disse, guarda Mario, vai, speriamo che tu ritorni, però quando ritorni, penso io,
perché non è possibile che tu faccia una stupidaggine del genere. E aveva ragione Papa Ottavio, perché parte questo plotone della milizia universitaria nell'Africa orientale, è una marcia terribile in una landa riarsa, assolata, poi peraltro erano male equipaggiati, per niente pronti questi ragazzi che prima giocavano e si divertivano. Ma scherzi, nelle esercitazioni che facevamo con i moschetti della Grande Guerra, col caricatore di 6 pallottole tante volte ne partivano 4, 5 e 2 non partivano perché facevano cilecca. Quindi insomma, noi proprio, ti dico, una cosa assurda. Un disastro. Poi l'Etiopia era completamente staccata dall'Italia, proprio era praticamente un'altra nazione. Un disastro, diciamo, però l'impresa apparentemente riesce, perché insomma riescono a conquistare questo territorio, ritornano indietro, ma questo è il preludio di una sconfitta, perché che cosa succede? Siamo nel 41, lo riassumo perché i tempi non ci consentono insomma di raccontarlo nei dettagli. A un certo punto Addis Abeba si ritrova sotto assedio. Da una parte ci sono i ribelli che vogliono entrare, ci sono 40.000 italiani, donne e bambini in questa città per fare un massacro. Grazie al cielo il generale inglese Cunningham li precede, arriva, insomma, giornate di caos. Gli italiani quasi tutti finiscono nei campi di prigionia, pronti, qualcuno viene rimpatriato, qualcun altro no, come Mario. Nel campo d'aviazione di Dire Dawa, Mario dice addio, tra virgolette, a mamma Gaetana, esatto, che rivedrà dopo 5 anni. Papà non lo rivedrà mai più, perché muore. Lui, Mario, ritorna nel 47 in Italia, il papà muore un anno prima. Tu te lo ricordi, l'ultimo saluto a papà? L'ultimo, se me lo ricordo, guarda, era una giornata di pioggia, c'erano le grandi piogge, e arrivati lì a Dire Dawa, le donne e i bambini furono allocati in un capannone dell'aviazione, mentre gli uomini, siccome non c'era posto, rimanevano fuori. E io trovai un bandone di quelle ondulati, sai, e gli dissi: papà, mettiti qui sotto, dico, si ripari un pochetto. E quando dovetti lasciare, perché dovevamo partire con i camion per Mandera, un altro abbracciai mia mamma e ci facemmo un pianto che ti dico, una cosa incredibile, perché ci rivedremo, mamma, stai tranquilla che vedrai, si risolverà anche questo problema. E fu un momento terribile. Con mio padre ci stringemmo la mano forte forte e dissi: papà, addio, ci vedremo. E la guerra, e nonno Mario si commuove ancora a distanza di tempo, però è bello questo gesto con cui il figlio ha salutato il padre, riparandolo dalla pioggia, mi piace sottolinearlo. Un momento nel campo di Mandera, un campo terribile, noi non la conosciamo, noi figli, noi nipoti, questa storia, ma in quel campo sono morte centinaia di bambini nonostante persistenti le proteste della Croce Rossa. Da quel campo Mario e altri italiani vengono imbarcati su una sorta di carretta del mare sull'oceano indiano infestato dai sommergibili e arrivano in Kenya, destinazione il campo di Nyeri, tutto un altro mondo. E a Mario, febbricitante perché ha preso un'infezione, appare da lontano la baia di Mombasa, un altro mondo. Come ricordi quell'arrivo? Senti, rividi la bandiera italiana, perché era un posto bellissimo. Vedere quegli alberi verdi, le casette bianche con i tetti rossi, bianco, rosso e verde, dico: qui che torniamo in Italia. Proprio un sogno. Una cosa di immaginazione. Un così. Sogno. E da lì il campo di Nyeri. Il campo di Nyeri era una sorta di paese delimitato dal filo spinato, in cui c'era persino una chiesa e due formidabili cappuccini, si chiamavano Padre Gino e Padre Michelangelo, che tenevano ogni domenica in questo campo pieno di gente, campo di prigionia vero e proprio, le loro messe, le loro celebrazioni, sì, è vero? Senz'altro, guarda, il campo di concentramento di Nyeri era diventato un paese normale, perché lì c'erano i giudici, c'erano quelli che erano stati in galera, c'erano fabbri, c'erano falegnami, e poi c'era questa baracca divisa a parrocchia, a chiesa, dove Michelangelo, che era bravissimo. Padre Michelangelo. Michelangelo era una persona austera, aveva una barba fluente, bianca,
E metteva timore pure all'inglese, a Mr. Cochrane, che era il comandante del campo. Si intimoriva di fronte a quest'uomo che era diventato lui stesso capo del campo di Nieri. E quest'uomo disse: quando da noi arrivammo, eravamo fermi davanti al reticolato per entrare a gruppi di 10. Padre Michelangelo disse: guardate ragazzi, se avete dei soldi o avete datemeli. Dei preziose, datemeli a me, perché se no ve le sequestrano. Così, così lui li ha custoditi. Allora, in questo campo, da questo campo, Mario, insieme a pochi ragazzi, devo dire privilegiati, grazie così all'idea brillante di un agronomo italiano, riescono a uscire parzialmente, non dalla prigionia, perché vengono impiegati a lavorare in una tenuta coloniale. Mr. Leakey, si chiamava l'inglese piuttosto arcigno, che ne era il proprietario. E grazie a questa tenuta succede una cosa: Mario si innamora dell'Africa, entra dentro di lui il mal d'Africa. Sì, esatto. Guarda, arrivato io scelsi di andare in farm perché mi seccava, stare io giocavo a pallone, però non mi seccava, ormai mi ero stufato di stare in mezzo a quegli spini spinati, quel filo spinato. Quindi andai là e fui scelto per guidare il carro, ma io dissi: ma guardi, il dottore, era il dottore agronomo, dico, ma io non ho mai guidato un carro. Dice: non ti preoccupare Mario, lì ci sono 4 zebù, tu le comanderai, le aggiugherai e te andrai a raccogliere il raccolto che faranno. E raccogliendo con il carro ti sei proprio immerso nella natura del Kenya. Nella natura, guarda, io con quel carro quando andavo nei campi a raccogliere patate che avevano prodotto, verdure, pomodori, eccetera, eccetera, io caricavo, faticavo da morire. Caricare sacchi di patate da 30-40 kg, però cantavo. Era una per la cosa, gioia di quella natura. Una gioia, era veramente una gioia. Allora, scatta quest'amore. Per fortuna, dopo tanti anni, insomma, è il 47, è l'anno in cui finalmente Mario, che è un uomo di 25 anni, molto diverso dal ragazzo di 16 che è partito da Napoli per l'Etiopia, la prima volta col papà, a 23, scusami, torna in Italia, tutta un'altra vita, un matrimonio felice, tanti figli, ora tanti nipoti. Laura, sua figlia, decide, una follia apparentemente, poco prima dei suoi 90 anni, di riportarlo in Africa a incontrare il suo passato. Allora, come ti è venuto in mente? Allora, innanzitutto dico che in effetti è stata un po' una follia, perché papà all'epoca aveva già 87 anni. Però io avevo un desiderio, ho sentito tante volte questi racconti ripetuti incessantemente e già avevo proposto a papà di andare in Africa, però o con una scusa o con l'altra aveva sempre rifiutato. Una volta che mamma purtroppo non c'è più stata, evidentemente questo continuo mio incitarlo l'ha convinto e quindi sono partita. Sono partita, devo dire, con però l'approvazione dei miei due fratelli. Mio fratello è medico, mi ha detto ok, mia sorella fatto. Pure, perché chiaramente a 87 anni andare ad Addis Abeba, affrontare un volo, andare ad una certa altitudine, insomma un pochino, però era più forte, è stata un'emozione, è stata una grande emozione, immagino. Sì, sì, ma pensa, arrivati a Addis Abeba, la prima cosa che facemmo, andammo a vedere se c'era ancora la villetta dove avevamo abitato 70 anni e prima. E l'hai ritrovata? L'ho ritrovata perfettamente come era allora. È stata un'emozione, io quando ho visto la veranda di questa villetta mi ha fatto rivedere mia madre, dico ma santo, cioè è stata un'emozione incredibile. E poi sai che posso dirti, c'erano tantissimi italiani in Addis Abeba che abbiamo una scuola inaugurata da, non so, mi sembra dall'onorevole Preti, roba del genere, bellissima. E tu l'hai ritrovati? Non solo. Sentite, siccome il tempo corre, mi dispiace doverti interrompere, vorrei avere il tempo di una battuta a ciascuno prima di tornare a Nicola. A Laura voglio chiedere, visto che tu hai dettato gli appunti della tua vita a lei e lei ti ha aiutato a scriverli, se hai scoperto un papà diverso in questi racconti, una battuta. E poi brevemente a te.
Allora, è sicuramente un papà diverso, io l'ho conosciuto come una persona molto molto austera anche lui, un po' come dice che era nostro nonno, io tra parentesi non l'ho mai conosciuto, però anche quello scavezzacollo per cui ho capito in effetti a ritroso che la sua vita era stata veramente molto particolare e che soprattutto forse noi subivamo un po' al contrario, visto che forse aveva paura che anche noi diventassimo come lui. Allora, Mario, come saluto, dimmi, ora che ti sei raccontato, addirittura è uscito un libro che si può trovare poi su internet, insomma, ti sei raccontato, ti senti più vicino ai tuoi, e loro sono più vicini a te perché ti hanno conosciuto sotto un'altra luce, ai tuoi nipoti, li elenco tutti perché sono tutti davanti alla televisione, che sono Martina, Riccardo, Giacomo, Paolo, Giovanni e Irene. Saluto. Ti senti più vicino a loro? Sì, tantissimo, guarda, io quando vado vicino a loro mi sento più giovane, effettivamente proprio è una cosa molto molto bella, perché io ho avuto sempre il terrore che i miei figli diventassero da giovane come ero io da giovane, e l'ho trattati tante volte male, per la paura appunto che non riuscissimo, e grazie a Dio ho avuto tre figli meravigliosi. E sei nipoti fantastici. E anche se sto sulla strada buona. Bisognerà vedere col tempo, bella questa, sulla strada buona.